Ieri sera, alle 7 della sera, il carcere di Ravenna si è trasformato per qualche ora in un luogo diverso, pieno di musica, di risate e applausi. Merito di ciò va alla direttrice del carcere, Carmela De Lorenzo, e a Maria Cristina Mazzavillani Muti, presidente di Ravenna Festival. Direttrice, cosa succede stasera all'interno del carcere di Ravenna? Quello di questa sera è un evento particolare, molto speciale, perché il Ravenna Festival non entra semplicemente per proporre ai nostri utenti, alla nostra popolazione detenuta, uno spettacolo musicale, ma fa sì che essi stessi, che gli stessi detenuti siano i protagonisti di questo evento, giunge al termine di un percorso formativo con il maestro Luca Loreta, che ha effettuato appunto un percorso di preparazione di questi ragazzi che suoneranno e canteranno musiche popolari. Oggi giornata di inaugurazione ufficiale di Ravenna Festival. Ravenna Festival guarda anche all'interno delle mura del carcere. Beh, non può esserci giornata di inaugurazione più bella. Dal carcere oggi, con suoni e canti dei carcerati stessi per Ravenna Festival, all'inaugurazione al Pala de André con questo giovane insieme ai giovani, il giovane maestro Diego Mateus, che viene a sostituire Claudio Abado essendo anche il suo assistente. E quindi ecco che correremo di qui, chi in bicicletta e chi magari di corsa a piedi, correremo al Pala de André per ascoltare Prokofiev e Mozart. Intanto però godiamoci i tamburi, le percussioni e il canto di questi carcerati, di questi nostri compagni di viaggio nella vita. La musica può aiutare, secondo lei, a sentirsi un po' più liberi? La musica sicuramente aiuta a sentirsi un po' più liberi. E questa è un'affermazione che è stata detta e che mi è piaciuta tantissimo e che sarà detta in seguito da uno dei nostri ragazzi. E la musica sicuramente ha aiutato alcuni di loro in questa situazione ad esprimere le loro emozioni, le loro sensazioni, le loro passioni, che molto spesso sono soffocate da queste alte mura.